e terra e acqua e vento, non c'era tempo per la paura. Nati sotto la stella, quella più bella della pianura. Avevano una falce e mani grandi da contadini, e prima di dormire un padre nostro come da bambini. Sette figlioli, sette, di pane e miele a chi li do. Sette come le note, una canzone gli canterò. E pioggia, neve e gelo, e vola e fuoco insieme al vino, e vanno via i pensieri insieme al fumo su per il camino. Avevano un granaio e il passo a tempo di chi sa ballare, di chi per la vita prende il suo amore e lo sa portare. Sette fratelli, sette, di pane e miele a chi li do. Non li darò alla guerra, all'uomo nero non li darò. E tuono, non c'è perdono per quella notte che gli squadristi vennero e via li portarono coi calci e le botte. Avevano un saluto e degli abbracci, quello più forte. Avevano lo sguardo, quello di chi va incontro alla sorte. Sette figlioli, sette, sette fratelli a chi li do. Ci disse la pianura, questi miei figli mai li scorderò. Sette uomini, sette, sette ferite e sette solchi. Ci disse la pianura, i figli di Alcide non sono mai morti. Quella pianura da Valle Re ai Campi Rossi, noi ci passammo un giorno e in mezzo alla nebbia ci scoprimmo commossi. Dei sette fratelli cervi, cantata dai Gang, ci introduce la puntata di oggi che apre le celebrazioni per il 25 aprile. E domani alle 12 faremo una puntata speciale al ricordo del giorno della liberazione. Adesso ascoltiamo un racconto in dialetto di Leana Galeazzi e poi Valentina Rinaldin, sempre sul tema della resistenza. Ris Mar. Vers la fin d'ottobre, a Quaresha leva già inverno.
Tutta la gente la pizzeva al feu con la stua, pas scaldas o par sugà l'umit dalla ca che andava dentro in dios. Che la sera lì gevengir nanca un'anima e sui pra, pena feu dal paese, geva giù una nebbia bassa che s'attaeva col curtel. Versi setur una compagnia da 5 biciclette l'andeva giù dalla piazza della Gesa. Tutti a testa bassa, nessuna parleva, quasi affiadevan no. Do donne trioman acciapevan la strava verso il Tisin e quanti stai visin all'usteria del Carlun insalta giù dalla sela e si miscontra il mur. Vundioman, Luisin, la fai al vers della sciuetta e dopo un momento si sentì il rumor di rem che muovan l'acqua. Ghe comparivi una da chi bar che fevano i calafat dal paese, negra melanoce, leggera come un gus d'anus. Quando le stai arriva, ghe salta giù al barchiere Pedar che porteva la gente da chi e da là la spunda dal Tisin. Feci tu, gadì ai gen che geva lì, fiade no, ghe in giri tudesc. Per fortuna la noce le va scura, senza una stela, e montà sulla barca e Pedar la principia ad Agdarem. Ma in due andevano in scida notte con il pericolo che geva in tenda guerra? Leva il 42 e la guerra leva mo in mano ai crocchi. E lur? Andevan in un quai paese piemontese, a Varà, a Pumbia, a Mismiric, a comprare al mercato nero. Gheva poc da mangià e la tessera leva poca roba. Tuc sa ingegnevan a tira grosna quai galina, a sumana i patati e al margun, ma tanta roba la mancheva. Allora andevan a cercare il ris, al buter, al zucur e la sa. Ioman a carighevan anche 50 chili da ris sul portapac e i don arrivevano a 30. Rivai in Piemont, la compagnia la calcava sulla bicicletta e per fusse svelte s'arrampighevan sui pari scurcire che tagliavan la strava. Luisin intanto che calchevan si curgiù che Carlo alfeva fatica a fiadà. Forza Carlo che sei belle su! Ma ti sei sudà, al parco ti sei pucciato dentro in dal Tisin. Carlo leva un uomo da una quarantena d'an e tuccia il ciamevan al mut perché leva mut. Quando è nasù, quart, dopo tre sorelle, do giuste, vu una lena dall'ospedal, la sua mamma la capì subito che in qualcosa andava no. E venù al mun senza piange. Poi, man man che il criseva, gavigneva feu nanca un bè dalla buca. A scura pudeva mi andà. E in sci, quando le stai grandelli, so gente impensata a mandare la bottega. In paese, gheva un calzular che in una brancava dan da fa imparà al mut a fai scarp dalla sera alla tumera. Carlo mut allora la compra un banchetto e tutti strumenti al sciavatin e la messo in una bottighetta. Leva un artista e gheva gente che veniva da fe paese per far fa un para da scarp su misura. I cin cristiani arrivai infin in dalla cassina dalla pellegrina e al can un bastardin negarme la carigina ligà alla cadena al suffagheva dal tan che gabaieva adrea e la pellegrina la sua padrona gavù dal bel e dal bum per qui a tal. Dopo una bella mezz'ora da tire mola sui prezzi, in riesì a caricare sui portapac un bel po' da chili da ris, un quai liter da lat, 4 o 5 panette da buter e anche un mezz chilo da lart, ranchette, ma gaureva con tantas. Luisa imparvessi cur da tornare tranquilla, controllà tutti i biciclette e quando le stai visin al mut, allora Carlo, te passa? Ma va, ma ti sei anche a mo mazarà? Al mut, le mantà su in bicicletta e tu ci insieme inciappà la discesa verso il port. Andà in giù, levan a guduria, anche con tutto quel pes lì che gheva da dre. Quattar curf e in riva. La luna s'avideva no. Al Tisin ti capiva che leva lì
par al rumur dall'acqua che correva. Anche la barca leva lì, e Peda raspiceva con i rem prunt e al timun puntà. S'incariga su e il mut arriesiva nanca a carica su la reda davanti. Allora Luisin la butta su la bicicletta dal mut che la trae su anche l'anima in dal tesin e le diventa frecmen bis. P al por mut l'endai giù da pesso il fondo della barca e Luisin gatigneva sul co, ma lui al fiadeva già più. I dodon, Richette e Luisina si misdre a piange. Tasega, di che l'altra rom, auri che na ciapan con tutta che la roba che ganchi. In una quai maniera arrivà sulla spunda lombarda e liga la barca proprio davanti all'ustaria del Carlun. Mi appar niente al ciamevanisci, leva un umun grande e gross che il pareva proprio al San Carlun d'Arona. L'ustaria leva tutta scura perché aveva già passata la mezzanotte. Empicà la porta, chiedeva sulla strava e al Carlun, l'ost, al penseva che leva un quai ciuc che al voreva ben fammo. Leva appena ci ha passato, le leva su, la dirvi la finestra, rabbiamo in can. Chi le a che l'ora chi? La braggia, l'ustaria le sarava, ande a dormì per l'andruni. Son Luigi, da Carolina di Cazzaga, dirvi che Carlo Mutta sta ma. La mia di che leva già mort, partema che ga dirviva no. Quant al Carrun la uggia la menava, se strimì e la chiama subito Dulinda, la somie, una donna grossa e grassa, tanto quan sa voreva fa un confrunza diceva, ti sei grassa me Dulinda. Al Carlun gli fa anda dentar e allora se curgi dal mut mort. Par carità la di purtel via svel perché se ven la runda son ruinà. In quattro e quattro otte nascondu la roba che van comprà e mandà a Giulin a visà Tarasè, la mamma dal mut. Ma raccomandi a Giulin, che di Richetta, la sua sorella, dig dumà che se sentì ma. Intant, Ioman, enciapà una scara da legno e missù al porcarlo mut menvidel. L'enquatà con un lanzeu che gadai Dulinda e si n'invia sui per al paese. Al Carlun e Luisina portevan la scara e da Drei Dodon a piangevan d'espirà. Al pareva da vide la processione dal Venerdì Sant. Carlo Mut al Signor pena tira giù dalla cruz. Al Carlun al Cireneo e Richetta e Luisina i don che andevano al sepolcro. Rivà a cada al muten consegna al morta la sua mamma. La pareva la Madonna, quando tira giù al suo figlio dalla cruz e la tigneva in braccio come al bambin Gesù. La nineva e la piangeva perché al figlio che leva attaccà al suo cuore al gheva più. E proprio in quel momento lì gli è paru da sentì, no, la proprio sentì al suo Carlo che gadiseva mamma. Leva mai sentì la sua voce, ma Tarasè la conosceva, perché leva proprio in sci che leva dentro in di suo orecchio. Allora la comincia a sbiutar e poi da passare una pezza umida sulla faccia e su tutto il corpo. Andè a te al vestibel, gadiei sottosan, al me Carlo, al va alla festa dal paradis. La domenica Drè, Luigi e Richetta in fa il risotto, ma andeva già no dal guriaccio, leva mar, un ris mar come la morto cava al por mut. Ben ritrovati, ascoltatori di Radio Somma Libera. È la vigilia del 25 aprile, festa della liberazione. Mi piace pensare a questo giorno come al giorno dell'impegno, del coraggio di spendersi in difesa di un ideale di libertà e di giustizia. Questa sera allora mi sembra importante ricordare tutti coloro che hanno avuto il coraggio di mettersi in gioco in prima persona, tutti coloro che di fronte al regime nazifascista hanno avuto il coraggio di alzare lo sguardo, di prendere parola e di spendersi fino in fondo anche a costo della vita.
Questa sera desidero ricordare con voi i fratelli Cervi e con loro la loro famiglia. Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio, Ettore, questi i loro nomi. Sette fratelli fucilati dai fascisti 3 giorni dopo Natale, il 28 dicembre 1943, nel poligono di tiro di Reggio Emilia, a causa del loro impegno nella Resistenza. La loro era una famiglia da sempre impegnata nella lotta per la giustizia. Pensate che il nonno, Agostino, era stato nel 1869 uno dei capi della rivolta contro la tassa sul macinato, che imponeva di fatto di pagare uguale tra differenti. Agostino Cervi si ribellò e pagò la sua ribellione con l'arresto. Rimase chiuso in carcere per 6 mesi. Il figlio di Agostino, Alcide, aderisce da ragazzino al Partito Popolare, influenzato dal pensiero di Camillo Prampolini. Diventato adulto, Alcide non si stanca di trasmettere ai suoi 7 figli e alle sue figlie gli ideali di giustizia in cui fermamente credeva, l'impegno contro ogni forma di vessazione sui più poveri e sui più deboli. Contadino, dedito al lavoro dei campi, era animato da un forte senso pratico, unitamente ad un profondo rispetto per la cultura umanistica e per le conoscenze scientifiche. I suoi 7 figli maschi erano forti, dediti come lui al lavoro e allo studio. Con le loro sorelle, la loro madre, Genoveffa, e le loro mogli formavano un gruppo familiare fortemente coeso, dove ogni cosa era decisa insieme. I Cervi erano diversi dai loro paesani, alcuni li giudicavano un po' matti. Perché? Perché dopo il lavoro nei campi non si intrattenevano nelle osterie, bensì terminata la giornata si ritrovavano la sera attorno al tavolo, ciascuno intento nella lettura e nello studio di qualche libro. Studiavano, sì, erano contadini dediti allo studio, intenso, appassionato, ci credevano nel potere dei libri, nel potere delle parole, leggevano, studiavano, discutevano, mettevano in comune, imparavano gli uni dagli altri, leggevano romanzi russi, trattati di agricoltura e viticoltura, riviste di apicoltura, libri sul rendimento del terreno. Leggevano Jack London e le pubblicazioni di politica internazionale, leggevano la rivista Riforma Sociale, diretta da Luigi Einaudi, leggevano l'Unità, leggevano il Vangelo. La cosa straordinaria è che questi saperi non li trattenevano per sé, li condividevano, trasformarono la loro biblioteca casalinga in una biblioteca pubblica, clandestina, circolante, gratuita. Di casa in casa portavano libri e riviste, rendevano partecipi vicini e conoscenti, mettevano in movimento parole, pensieri, idee. Le cose che studiavano cercavano di applicarle concretamente all'interno della propria vita quotidiana per migliorare le proprie condizioni di vita e di lavoro. Lo facevano per se stessi e lo facevano per gli altri. Nel 1939 acquistarono un trattore, una cosa pazzesca e molto stramba in quel momento. Furono tra i primi nella loro zona. Era un mezzo incredibilmente innovativo. I Cervi lo acquistarono e lo prestarono. Pensate, il giorno dell'acquisto, il terzo figlio maschio, in ordine d'età, acquistò anche un grande mappamondo che volle posizionare proprio sul muso del trattore. Progresso e globalità, attenzione a ciò che stava accadendo nel mondo. Questo era il pensiero. I Cervi erano uomini che cercavano di vivere appieno il presente, guardando verso il futuro. Uomini che non avevano paura di confrontarsi con il mondo e che alle conoscenze del mondo si aprivano, a costo di sembrare un po' matti. La foto di Aldo che ritorna da Reggio Emilia ai Campi Rossi sul trattore appena acquistato e il grande mappamondo sul cofano bene racconta la fierezza e lo sguardo con cui i Cervi cercavano di concretizzare le idee che lo animavano. Dal punto di vista agricolo furono innovativi, non soltanto per l'acquisto del trattore,
ma anche e soprattutto per l'impresa in cui si cimentarono, dapprima giudicata folle dai più e destinata invece ad essere scuola nel tempo. Studiando su importanti libri del settore, decisero di provare a trasformare il loro terreno, costellato di buche ed ossi, livellandolo e dandogli l'inclinazione necessaria per consentire un'efficace irrigazione. Un'innovazione straordinaria per il tempo, che consentì alla famiglia di moltiplicare nel giro di pochi anni la produzione agricola e il numero di animali a disposizione. Dopo essere stati a lungo giudicati strambi, iniziarono a fare scuola, ad essere osservati e imitati nell'applicare all'agricoltura quanto appreso sui libri. La famiglia Cervi aderì alla resistenza. Era fermamente convinta che ci si dovesse ribellare al regime nazifascista. Il loro impegno fu totale, sia dal punto di vista culturale che politico. La loro biblioteca clandestina rappresentò forse il loro primo atto politico. Come dicevo, di focolare in focolare si fecero portatori delle idee che a livello nazionale e internazionale si stavano diffondendo. Casa Cervi divenne naturalmente un luogo di dissenso contro il fascismo e contro la guerra. Il 25 luglio, alla notizia dell'esito del Gran Consiglio e della caduta di Mussolini, i sette fratelli Cervi prepararono per tutto il paese una grande festa, una grande mangiata di pasta al burro. Fu la celebre festa della pasta asciutta antifascista, che ancora oggi viene ripetuta nella sua ritualità. Non solo. Casa Cervi iniziò ad essere rifugio per antifascisti e prigionieri stranieri scappati dai nazifascisti. Vi trovarono ospitalità italiani, russi, irlandesi, sudafricani. I Cervi parteciparono al coordinamento della resistenza. Aldo organizzò le prime formazioni partigiane del territorio e con queste compì diverse azioni. Nel novembre del 1943 i sette fratelli furono arrestati dai fascisti, insieme al loro padre, Alcide. Tre giorni dopo Natale, il 28 dicembre 1943, i sette fratelli furono fucilati, insieme al loro amico, Quarto Camurri, presso il poligono di tiro di Reggio Emilia. Il padre, settantenne, fu risparmiato, rimase in carcere. Nessuno per settimane gli disse della fucilazione dei figli. I fascisti cercarono di non dare visibilità alla cosa, dissero di aver ucciso sette banditi, ma qualcuno, anche tra loro, si era reso conto dell'enormità dell'atto compiuto. In un documento della direzione fascista di Reggio Emilia, recuperato dopo la fine della guerra, accanto alla lista con i sette nomi da ammazzare, qualcuno aveva posto una parentesi e la scritta «Sette fratelli?» sottolineata in rosso, come a dire «Siete sicuri di volerli ammazzare tutti e sette?» Una domanda rimasta nel vuoto, ma che coglie appieno l'enormità di ciò che si voleva compiere e che alla fine si è compiuto. L'uccisione simultanea di sette fratelli, un unicum nella nostra storia. Ben lo ha sottolineato Pietro Calamandrei in una commemorazione fatta a Roma il 17 gennaio 1954, a pochi giorni dal decimo anniversario della loro morte. Pietro Calamandrei disse in quell'occasione: «La nostra storia, anche recente, conosce coppie gloriose di fratelli caduti insieme per la libertà, i fratelli Bandiera, i fratelli Rosselli, ma il sacrificio di sette fratelli caduti nello stesso istante per la stessa causa, nella nostra storia non c'era ancora, forse non c'è nella storia di nessun popolo. Per ritrovare qualcosa che somigli a questo sterminio familiare, bisogna risalire ai miti della tragedia greca, ai fantasmi biblici o omerici, ai figli di Niobe, ai sette Maccabei, ai sette fratelli di Andromaca». Beh, i fascisti non si accontentarono. Nell'ottobre del 1944 bruciarono Casa Cervi. Quel luogo di accoglienza che aveva dato rifugio a feriti e a resistenti
doveva essere distrutto. 2 settimane dopo morì mamma Cervi. In vita rimase il vecchio padre, Alcide. A lungo, come ho detto, gli era stata nascosta la fucilazione dei figli. Dopo un bombardamento che aveva devastato le mura del carcere dove era rinchiuso, Alcide aveva potuto riprendere la via di casa. Qui si era ricongiunto con la famiglia, aveva ritrovato la moglie, le figlie, le 4 nuore, gli 11 nipoti. Quando gli dissero di quanto accaduto ai figli, reagì alla maniera contadina. Tenne per sé il dolore e disse: «Dopo un raccolto ne viene un altro», e si dedicò anima e corpo alla terra, alla famiglia e soprattutto a trasmettere ai nipoti ciò che aveva insegnato ai propri figli e ciò che questi figli erano riusciti a fare. Alcide sentì di dover prendere il testimone dalle mani dei 7 figli barbaramente uccisi e portare avanti l'impegno in difesa degli ideali di giustizia e antifascismo. Nel suo libro, I miei 7 figli, Alcide scrisse: «Mi hanno detto sempre così nelle commemorazioni: tu sei una quercia che ha cresciuto 7 rami e quelli sono stati falciati e la quercia non è morta». Va bene, la figura è bella e qualche volta piango nelle commemorazioni, ma guardate il seme, perché la quercia morirà e non sarà buona nemmeno per il fuoco. Se volete capire la mia famiglia, guardate il seme. Il nostro seme è l'ideale nella testa dell'uomo. Guardate il seme. Anche noi stasera, alla vigilia del 25 aprile 2020, festa della liberazione, guardiamo il seme. Ci salutiamo con i versi di Salvatore Quasimodo ai fratelli Cervi e alla loro Italia. In tutta la terra ridono uomini vili, principi, poeti, che ripetono il mondo in sogni, saggi di malizia e ladri di sapienza. Anche nella mia patria ridono senza pietà, sul cuore paziente, la solitaria malinconia dei poveri. E la mia terra è bella d'uomini e d'alberi, di martirio, di figure di pietra e di colore, d'antiche meditazioni. Gli stranieri vi battono con dita di mercanti il petto dei santi, le reliquie d'amore, bevono vino e incenso alla forte luna delle rive, su chitarre di re accordano canti di vulcani. Da anni e anni vi entrano in armi, scivolano dalle valli lungo le pianure con gli animali e i fiumi. Nella notte dolcissima, Polifemo piange qui ancora il suo occhio spento dal navigante dell'isola lontana. E il ramo d'ulivo è sempre ardente. Anche qui dividono in sogni la natura, vestono la morte e ridono i nemici familiari. Alcuni erano con me nel tempo dei versi d'amore e solitudine, nei confusi dolori di lente, macine e lacrime. Nel mio cuore finì la loro storia, quando caddero gli alberi e le mura tra furie e lamenti fraterni nella città lombarda. Ma io scrivo ancora parole d'amore, e anche questa è una lettera d'amore alla mia terra. Scrivo ai fratelli Cervi, non alle 7 stelle dell'Orsa, ai 7 emiliani dei campi. Avevano nel cuore pochi libri, morirono tirando dadi d'amore nel silenzio. Non sapevano soldati, filosofi, poeti di questo umanesimo di razza contadina. L'amore, la morte, in una fossa di nebbia appena fonda. Ogni terra vorrebbe i vostri nomi di forza, di pudore, non per memoria, ma per i giorni che strisciano tardi di storia, rapidi di macchine di sangue. Il 28 dicembre 1943, prima che sparassero, Gelindo Cervi disse: «Voi ci uccidete, ma noi non moriremo mai». Sì, è vero, voi non morirete mai.
Buon 25 aprile a tutti. E appena il vento avrà finito di fischiare, ascolteremo insieme una storia di Armanno Bresciani dal titolo Il respiro della libertà, recitata da Patti Fontana degli Anni Verdi. Radio Somma Libera ritorna domani alle ore 12 per una puntata speciale sul 25 aprile. Il respiro della libertà. Il coraggio, la forza, a Carlo non mancavano. Lo sapevano bene i suoi compagni di gioventù, perché lui alle sfide mai si sottraeva. Come quella che si svolgeva là, dove i frastuoni della fabbrica si spegnevano per lasciare il posto al silenzio della campagna e subito dopo agli umori della palude. Terra pregna d'acqua marcia, ma anche di vita, che si faceva sentire prima che vedere. La prova, rigorosamente riservata ai maschi, era molto impegnativa, senz'altro la più difficile da sostenere. Parteciparvi era già un risultato. Bisognava, superando paura e schifo, trovare una biscia e, prima che strisciasse via, afferrarla per la coda e tenerla il più a lungo possibile sollevata da terra. Imbattibile Carlo, era sempre quello che resisteva di più. Questo è il racconto di Vincenzo, a cui avevo chiesto di parlarmi di lui. So che si conoscevano e che a un certo punto tutti e due entrarono nella resistenza. Fu lì che le loro strade si divisero. Vincenzo aderì alle formazioni della zona, mentre Carlo si unì a quelle dell'Alto Vergante, dove prese Nuvola come nome di battaglia. Carlo fu tra i primi a salire in montagna,
fu lui a insegnare a tanti ragazzi il coraggio di masticare la guerra. Tra i tanti Guido, un giovane milanese aspirante partigiano, arrivato in montagna con il cappottino, le scarpette della festa e una pistola che ancora non sapeva usare. Un giorno il ragazzo gli chiese perché aveva scelto quello strano nome di battaglia. Lui, molto semplicemente, spiegò che guardando il cielo aveva visto una bella nuvola e quindi... Ma a me piace pensare che dietro quel nome ci fosse dell'altro. Una nuvola può apparire o scomparire, mostrarsi con orgoglio o discretamente nascondersi, presentarsi da sola o in compagnia, stare tranquilla in cielo o scatenare l'inferno in terra, non per distruggerla, ma per continuare a farla respirare. Come loro che erano lì in montagna e che si battevano non per il gusto di combattere e fare del male, ma per ridare vita, speranza a una nazione asfissiata dalla dittatura e offesa dalla guerra. Come le nuvole, anche loro a volte fuggivano e si nascondevano, altre volte erano loro a inseguire e a ferire. Prima di entrare nella resistenza, Nuvola faceva l'operaio. Quando salì in montagna, decise che l'azzurra tuta da lavoro sarebbe diventata la sua divisa, con l'aggiunta di un fazzoletto rosso al collo e di un fucile sulle spalle. Anche quel giorno di fine marzo del 45 portava quella strana divisa. Alle brigate partigiane della zona era giunto l'ordine di scendere al piano e di ritrovarsi nelle vicinanze del paese di Invorio, dove c'erano alcune cascine in cui avrebbero potuto fermarsi. La decisione di lasciare le postazioni sicure in montagna a molti sembrò assurda, oltre che pericolosa. Nessuno però mise in discussione l'ordine ricevuto, anche perché la guerra sembrava ormai all'epilogo e la vittoria sicura. Fu un grave errore abbandonare la prudenza che sempre aveva accompagnato le loro azioni. E in guerra gli errori si pagano. I fascisti arrivarono in massa alle prime luci di un'alba fredda e piovosa. Quando i partigiani udirono le prime raffiche di mitra, l'accerchiamento era ormai completato ed era troppo tardi per cercare di opporre resistenza. Ci furono comunque alcuni coraggiosi tentativi di reazione, che però ben presto mostrarono tutta la loro fragilità. Dall'altra parte c'era un nemico ben armato e con il vantaggio dell'agguato. Non restava altro da fare che cercare di uscire dalle cascine e, attraversando il prato, raggiungere il bosco, sfidando quel cerchio di fuoco. Facile a dirsi, meno a farsi. Perché anche per fuggire a volte ci vuole coraggio, soprattutto quando a inseguirti sono delle pallottole. Il primo a uscire fu Mario, nome di battaglia Vento. Le raffiche di mitra lo falciarono quasi subito. Poi fu il turno di Nicola, che scattò in piedi e si lanciò in una folle zigzagante corsa. Alcune pallottole lo raggiunsero, lui però riuscì ad arrivare ai bordi del bosco. Era ferito ma vivo, solo alcuni passi lo separavano dalla salvezza. Poi quella tuta, troppo larga. Quella maledetta tuta si impigliò in un rotolo di filo spinato e lui perse tempo cercando di liberarsi dal groviglio di ferro e stoffa che lo bloccava. Il coraggio, tutto il coraggio di cui era capace, non bastava più e le forze gli mancavano. I fascisti lo raggiunsero e furono pugnalate e poi dolore, sangue e alla fine il nulla. Certe volte, perso in uno sguardo al cielo, mi capita di pensare a Nuvola, al bel nome di battaglia che si era dato, a quella strana divisa e al suo ribelle percorso di vita. Ne tratteggio l'immagine e, sebbene non l'abbia mai conosciuto, mi ritrovo a pensare a lui con la stessa intensità emotiva che mi coglie quando ritorno a quei buoni compagni di viaggio che, prima di andarsene, hanno dato respiro alla mia vita, impregnandola di passioni, amicizia, amore. Ma Nuvola è ancora qui, insieme a Ugo, a Nicola e a tanti altri. Si ribella la mia mente a questo mondo di maestri della dimenticanza, sempre pronti a levare l'ancora alla barca dei ricordi per mandare alla deriva la memoria. Si ribella e torna a pensare a Nuvola e agli altri come a dei preziosi amici. Lontananze che si annullano, anime che tornano corpi, assenze che si fanno presenze. Sono ancora qui. Sento il loro soffio vitale. Respiro libertà.
vi diamo una buonanotte speciale con Tom Waits e Mark Ribot. Domani è un grande giorno. Vi aspettiamo alle ore 12 per festeggiare insieme il 25 aprile. Buonanotte a tutti. One fine morning I woke up early. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. One fine morning I woke up early to find the fascists at my door. Oh, partigiano, please take me with you. Bella ciao, bella ciao, goodbye beautiful. Oh, partigiano, please take me with you. I'm not afraid anymore. If I die a partigiano, bella ciao, goodbye beautiful, bury me upon that mountain beneath the shadow of the flower. So are the people, people passing. Bella ciao, goodbye beautiful. So all the people passing, and say, oh, what a beautiful flower of the partisan. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. This is the flower of the partisan who died for freedom. This is the flower of the partisan who died for freedom.